movimento che vorrà dire, le facciamo vedere quello che significa per noi. 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Bravissima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 1, 9. Perfetto, bravissimo. Guarda là, chi è il tuo amico, Noela? Tu che numero hai? 6. E allora ti vai a cercare? 7. Vediamo un po'. Oh, gli amici dei 10 stiamo cercando. Poi vediamo chi ci è rimasto. Allora, Massimo, vai a cercare il tuo amico. Dove sarà il tuo amico, Henry? Ecco, una mano e mettetevi a far pronti per fare la sfilata. Poi vediamo se ci sarà il tuo amico. 5 più 5 uguale 10. Bene. 9 più 1 uguale 10. 7 più 3 uguale 10. Massimo, il numero? 3. Io mi metto qui così con il coccodrillo. Chi può venire? Io! Uno alla volta si viene. Benissimo. Eva, leggi. 3. 3 minore o 6. Benissimo. È il boss Noela. Qualcun altro, Massimo, di qui. Qualcun altro può venire qui. Il numero 7 va a cercare il suo successivo. Lo deve cercare il numero 7, magari. Facciamo vedere bene tutti i numeri, Chris. Il numero 4 va a cercare il suo precedente, numero 4. Il numero 3 va a cercare il suo precedente. Il numero 8 va a cercare il suo successivo. Vallo a cercare, Cristian. Devi andare a cercare. Oggi impariamo a mettere l'H. L'H, ma quando ci va? Allora, mi segno segreto, eh? Vi serve la mano. Scegliete. O la destra o la sinistra. Qual è la destra? Destra. Qual è la destra, Sara? E no? E la sinistra. Scegliete tra che volete. E poi fate come faccio io. Prima vi consiglio di guardare attentamente la maestra. Va bene? Ato. Prima guardate la scuola. Ato. Ito. Uto. L'H va in aiuto. Ancora. Ato. Ito. Uto. L'H va in aiuto. Ci sto spiegando, vi faccio vedere. Ho mangiato. Ho bevuto. Ho dormito. Bravi. Ho sognato. Ho mattinato. Ho detto. Bravissimo. Ho
fatto. Ho cantato. Ho pitturato. Ho cantato. Ho. Ho. Scritto. Benissimo, va bene lo stesso. Certo, Yusef. Ho cancellato. Sì, dopo che si scrive, quando sbagliamo si cancella. Ho bevuto. Ho cancellato. Ho disegnato. Ho disegnato. Bravissimo. Ho programmato. Bravo. Però impariamo a dividere le parole in sillabe, in modo che non abbiamo più il problema di quando non ci entra la parola in una linea e dobbiamo andare a scriverla sotto. Allora, sotto possiamo andare a scrivere le parole, poiché però siano spezzettate bene. Tutto chiaro? Sì. Comincio io. Pal. La. Il. Caspita, era difficilissima. Io lo so. Ah, caspita, ma volete fare le cose difficili? Attenzione, quando giocheremo alle doppie, notate quando ci sono delle parole che ne contengono due doppie. Alcune parole ce le contengono semplicemente una. Vado! Bello! Palla! Spalla! Sì! Terra! Difficilissima questa. Terrazzino! Uno, due, salti, perché due sono le doppie, bravissime. Attenzione, colazione.